È in arrivo una nuova puntata del Grande Fratello e di sicuro Alfonso Signorini chiamerà a raccolta i concorrenti che più si sono distinti in settimana. Soprattutto per questioni di cuore, anche se è presto per parlare di sentimenti. Ma chi ha seguito il reality con costanza in questi giorni sa già che si è formato una specie di triangolo: Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Javier Martinez. Il modello in realtà si è avvicinato molto ad Elena Prestes, con cui è scattato anche un bacio, ma secondo parte del pubblico Lorenzo non sarebbe molto interessato. E infatti continua a finire sotto la lente d'ingrandimento il suo rapporto con la ex velina di Striscia la Notizia. GF, la promessa di Lorenzo a Shaila e il pubblico impazzisce, e in queste ultime ore un dialogo tra Shaila e Lorenzo ha incuriosito il pubblico, che non ha mancato di intasare la piattaforma X con commenti ironici. Ma andiamo con ordine. L'ex velina ha parlato di un suo disagio, ritiene che molte persone si avvicinerebbero a lei solamente per il suo nome. Lorenzo ci ha tenuto a farle sapere che per lui non esiste il personaggio, ma solo la persona. E le ha anche fatto una promessa: nel momento in cui un giorno dovesse smettere di vedere solo Shaila ed iniziare, invece, a vedere Shaila Gatta volto della TV, glielo confesserà direttamente. Ma non è finita qui. Ha poi lasciato intendere di avere uno stretto legame con Stefano Gabbana e Domenico Dolce. L'unica cosa che mi viene in mente, dico, Amando Bonolis, magari tu lo conosci, un giorno andiamo a Ciao Darwin a salutarlo e basta. Mi farebbe piacere solo questo, ... è come dire tu fai il modello, conosci Stefano Gabbana e Domenico Dolce, io, voglio una borsa che è limited edition, è uscita, ce n'è solo una, ok ti chiamo Stefano. Capisci, è la stessa cosa. I fan del GF sono impazziti con questa confessione.